Senti, tu quest'estate hai avuto, virgolette, un piccolo problema, nel senso, anzi cos'era? Sì, era estate, nel senso che per un certo periodo Google ti aveva messo fuori, chiamiamola così, se vuoi puoi spiegare brevemente cosa ti è successo. E giustamente io mi ricordo su questo tema, poi tu avevi fatto delle ottime riflessioni, cioè è un rischio avere un'unica fonte, no, un unico derivatore di guadagno, in questo caso AdSense, perché poi nel momento in cui AdSense ha dei problemi o ti crea dei problemi, succede quello che succede, improvvisamente i ricavi passano da 100 a più o meno 2 o se non 0. Ecco, dopo questa esperienza, cosa pensi, cosa ritieni opportuno che una persona possa fare per uscire dalla nicchia dorata di AdSense? Oppure per il momento è l'unica via d'uscita sensata per riuscire a crearsi un reddito significativo? AdSense, Google è difficile ignorarlo. A meno che tu abbia una grossa capacità di fare del marketing online, per tue capacità già sviluppate nel tempo di come veramente il viral marketing si può fare, ma non così a livello di chiacchiera e di linkare i miei amici, ma a livello pesante dove trasciniamo decine di migliaia di persone avendo delle iniziative, offrendo dei prodotti gratis particolari, nessune fregature, cose che normalmente non vediamo qui. Se uno è capace di fare queste cose, può ignorare il mondo di Google e avere decine di migliaia di visitatori al giorno. Ci sono esempi tangibili di gente che sa fare queste cose o perché sa programmare molto bene o perché sa scrivere delle cose eccezionali o perché fa dei video spettacolari. Quindi questa possibilità esiste, ma se io rientro un po' più nella norma di chi vuole sostenersi scrivendo delle cose e facendo in modo che le cose che scrivo siano utili e possano essere trovate da chi le sta cercando attraverso i motori di ricerca, mescolando in questo span di attenzione le pubblicità, i messaggi commerciali dei pubblicitari, AdSense è praticamente impossibile ignorarlo. Quindi direi di non ignorarlo, direi di adottare al massimo altre strategie che aumentano sempre di numero in questo momento, grazie al cielo. Il Rubicon Project, l'ultimo che ho visto, ma ce ne sono diversi altri come questo, e cioè dei servizi che il numero sempre maggiore offrono la possibilità di intermediare fra te e l'agenzia di pubblicità. AdSense è la mia agenzia di pubblicità, d'accordo? Certo. Ma su centinaia di pagine AdSense non mi rende niente, o forse mi discredita anche, perché magari ho un articolo serio dove sarebbe meglio, visto che mi ci clicca una persona su 10.000, non averla per niente la pubblicità. Io e molte delle persone che hanno tantissime pagine pubblicate, nonostante Google ti fornisca un sistema di monitoring dei suoi canali, eccetera, ha grosse difficoltà nell'individuare questi spot, specialmente se sei un piccolo, se non hai risorse di decine di persone a tua disposizione. Quindi, in molti casi, io spreco AdSense, sarebbe meglio non averlo e sarebbe meglio sostituirlo o con altri prodotti di Google, ad esempio adesso vanno molto i referrals ed è un settore sul quale sto sperimentando, quindi tutti i prodotti che Google vende sui quali ti dà una commissione o i prodotti di terzi che Google rappresenta e che adesso vende intermedia sul tuo sito e che tu puoi scegliere individualmente su quali avere. Sono delle opportunità da considerare, ma meglio ancora questi intermediari. Cosa fanno questi servizi intermediari come Rubicon? Praticamente intermediano fra te, Google AdSense, Yahoo Publisher Network, Microsoft, Citica, Adbrite, e Blogads, una serie di ValueClick, eccetera, una serie di agenzie pubblicitarie online, praticamente distributori di pubblicità, e con una serie di algoritmi valutano volta per volta cosa è meglio mettere sulle tue pagine affinché tu possa monetizzare in maniera più accurata, più efficace, volevo dire, quello che metti in onda. Perché a volte AdSense, per esempio, non avrebbe in italiano delle pubblicità rilevanti per articolo, ma un altro distributore di pubblicità potrebbe averne, e anzi potrebbe essere specializzato proprio in quel genere, quindi perché non sostituirlo dinamicamente nel momento che serve? Quindi la direzione nella quale io sto sperimentando di più è andare a analizzare tutti questi servizi, PubMatic, ce ne sono diversi,
Open Ads, alcuni sono una forma di server software che puoi installare sulle tue macchine, altri sono servizi che paghi o che non paghi niente, si prende una percentuale per fare da intermediatori. Questa è la direzione insieme a tutte le altre possibilità. Cioè, se posso parlare e non mi stai frenando, rimangono comunque un'infinità di altre possibilità. Io solo perché non ho qui una redazione di gente che fa lo stage, che può investire tempo in sperimentare, ma nel merchandising, nel produrre degli ebook vecchio stile, nuovo stile, nel produrre dei DVD, delle antologie. Io stesso vivo ancora di piccoli PDF, ebook, collezioni che ho fatto di cose mie che ho prodotto, classifiche particolari per chi fa online marketing su certe cose utili, che comunque per quanto possano essere limitate nei loro margini, sono ulteriori canali di entrata. Quindi più ne hai, vendo un po' di libri di Amazon, vendo un po' dei miei ebook, c'ho un servizio di abbonamento che se lo prendi ti manda queste cose. Ecco, è nella varietà come ad un bar. Caffè più tramezzini, brioche alla fine della giornata. No, più che un bar mi sembra un autogrill, tutte le cose che vuoi vendere, serenamente. No, è giustissimo quel che dici, sono perfettamente d'accordo. Senti, ultima domanda, poi eventualmente ne riparliamo in un'altra intervista dell'aspetto più importante del tuo lavoro, se vogliamo, quello del fare TV in maniera diversa. Sì. Domanda da 100 pistole, come direbbe qualcuno. Dai. Siamo partiti dalla legge sull'editoria. Se tu potessi fare una legge sull'editoria in Italia, cosa ci metteresti dentro? Cioè, cosa bisogna favorire? Che tipo di politica bisogna fare per, diciamolo spudoratamente, favorire, aiutare, se vogliamo, sviluppare questa editoria digitale che, bene o male, ridendo e scherzando, sta cominciando ad occupare molte persone, sta cominciando a creare dei redditi sia nelle imprese medio-grandi classiche che se ne occupano, sia come dicevamo prima, nei casi come degli editori indipendenti che in effetti creano perlomeno delle piccole aziende e dello sviluppo, come si diceva una volta in economia. Non mi sento così presuntuoso, sai, da darti un suggerimento preciso su questa cosa. Mi sento molto piccolo rispetto a questa domanda su cosa bisognerebbe mettere in questa legge. Qua vedo tutti che alzano la mano nella mia mente visuale nel dire, ecco, come Roby, mo non sai che cosa ci vorresti. No, sinceramente, più che un riconoscimento per chi fa un lavoro serio online, e qui forse adesso non ho dei criteri pronti e immediati, ma chi fa un lavoro simile a quello che faccio io o ad altri, penso ce ne sono diversi in Italia, senza fare i nomi, di ricerca, di giornalismo, di informazione di qualche tipo, che siano commerciali o no, penso dovrebbero essere riconosciuti maggiormente alla stregua di veri e propri giornalisti e messi nelle condizioni di poter in qualche modo essere riconosciuti per questo lavoro che fanno. A me questa sarebbe la cosa che più farebbe piacere, perché in questo momento sono costretto a considerare dei sotterfugi o delle strategie proprio non elegantissime, non eticamente stimolanti per me, per poter un domani avere anche un tesserino da giornalista quando ho speso gli ultimi miei anni, giorno e notte, a fare il lavoro che, se l'avessi fatto semplicemente nella porta qui accanto, dove c'è la redazione di un giornale registrato, sarebbe valsa in altra maniera. Io, nel mio piccolo, vedo questo, che poi dopo mi si voglia norme di registrazione di dati, burocrazie, maggiori tassazioni, ovviamente non mi farebbe piacere. E io dichiaro tutti i guadagni che faccio come editore online e ci pago notevolissime tasse sopra, perché le tasse italiane sono risaputamente non molto simpatiche con noi piccoli. E quindi non so, probabilmente ti ho deluso con le mie risposte, No, ma no, non. no, no, in effetti il tema che hai posto alla fine secondo me è interessante, cioè, ed è un tema che tra l'altro penso valga la pena poi di approfondire, cioè i percorsi, vabbè, al di là del fatto che si può discutere sui percorsi della professionalità dell'editoria, quindi del giornalista, tanto per capirci, però in effetti, ne parlavo per un convegno che ci sarà proprio dopodomani, se non ricordo a Torino, si parla di discriminazione nel mondo dell'editoria, quindi della donna che trova più difficile trovare un lavoro, della persona portatore di handicap. Però
Mi permetterei di dire che a volte anche chi lavora nell'editoria digitale è per definizione quasi discriminato rispetto a quelli che lavorano nei media tradizionali, partendo invece dal presupposto che l'editoria digitale è ancora uno, è ad oggi, pardon, non ancora, uno dei percorsi più facili e più plausibili per iniziare a lavorare nelle editorie, e mi permetterei di dire pure per continuarci. Senti Roby, ti ringraziamo di tutto, penso che ne riparleremo presto perché c'è ancora un sacco di cose da dire con te, d'accordo? Sulla Net TV soprattutto. Ciao Robin, grazie, d'accordo, ciao! Ciao Vittorio, grazie a te.